Questa grande famiglia di uomini
Sylvain. Ecco perché i fondatori dell'Azione Cattolica hanno pensato bene di mettersi sempre sotto il manto di Maria Santissima, come anche voi oggi, rinnovando il vostro impegno di soci, vi sarà consegnate le vostre tessere, che spero che vi porta al paradiso a tutti noi, perché Pietro ci chiederà, la tessera della sua cattolica me l'hai messa, mi chiederà con Paolo, quello che ho avuto cuore, la vedrete da mettere in tasca, è la tessera della sua cattolica, e siamo stati ancora. Purtroppo oggi non è potuto essere in mezzo a noi Don Mario, il parroco della parrocchia di San Nicola di Caponaro, ma ci sono i rappresentanti, i responsabili dell'associazione Lotus San Nicola. Con cui siamo lavorati sul territorio e con questo amore visibile. Se Dio ci ha questa comunità, e ringrazio anzitutto i vostri animatori, i vostri educatori che spendono vita, perché questa vostra nuova generazione possa diventare il futuro della Chiesa, il futuro del nostro Paese, perché l'impegno vostro è un impegno di far vedere che Gesù si è incarnato oggi a Valenzano, non a Nazareth, ma a Valenzano. E che cosa si fa? La nostra vita di stasera di compagnia è che la Madre di Maria allorato Gesù Cristo. Ringrazio anche per la presenza il consiglio direttivo della stessa associazione e la persona del generale Vito Venturella e del generale Michele Peso. Carissimi soci dell'Azione Cattolica, carissimi presenti, porgo a ciascuno di voi a nome dell'associazione il più cordiale saluto. Anche quest'anno siamo qui riuniti per poter rinnovare o per la prima volta pronunciare il nostro sì all'Azione Cattolica, una scelta di libertà che a partire dal nostro sì a Gesù Cristo si tramuta nel nostro impegno per la vita della Chiesa e della società, crescendo sempre più nella fede e in umanità. È soprattutto la Roma nostra una scelta di sferrarsi verso la conoscenza del territorio in cui operiamo, per fornire ad essa nuovi criteri di azione utili al miglioramento delle condizioni sociali all'interno delle quali siamo chiamati a vivere. L'Azione Cattolica, essendo a servizio della Chiesa e quindi a servizio di Dio, essa, così come la Chiesa, ha un ruolo pubblico che non si esaurisce a questa violenza dall'attuale situazione di crisi. Problemi e distorsioni che per essere affrontati devono essere sapientemente analizzati, partendo da un'analisi fondata su due pilastri indissolubili, la fede e soprattutto la ragione. C'è infatti nelle scelte della vita pubblica e civile mancanza di sapienza, di riflessione e di pensiero in grado di poter operare una sintesi orientativa per la quale si richiede una missione che anche nuove, insegna o addirittura si impongono forme di ateismo pratico. Queste sottraggono agli uomini la forza morale e spirituale indispensabile per impegnarsi nel pieno sviluppo umano. L'aumento massiccio della povertà sul territorio, l'aumento delle ineguaglianze, tende ad erodere la questione sociale, mettendo a rischio le relazioni di fiducia, di affidabilità, di rispetto delle regole indispensabili ad ogni esercizio. Il problema della sicurezza sul nostro territorio, anche se molto si tende a nascondere, trova la sua fonte proprio in questo: l'illegalità, la delinquenza, il voto di scambio, la corruzione non saranno mai debellati fino a quando la parrocchia San Nicola, l'Azione Cattolica e la ONU San Nicola, a breve inaugureremo presso il quartier San Lorenzo l'apertura di un centro polifunzionale di educazione, formazione e di assistenza sociale, medico e professionale, insieme a tante altre attività assistenziali collegate alla ONU stessa. Questo perché la Chiesa moltissime volte è vista anche dalle istituzioni politiche come Chiesa assistenziale, e per questo noi lavoriamo. Ma dovremmo invece iniziare a vedere l'istituzione ecclesiale come Chiesa preventiva,
nascondersi dietro le maschere del cristianesimo, ma essere veri per risvegliare l'opinione pubblica ed essere pescatori di uomini. Agli educatori il compito importante di suscitare fin dalla tenera età l'amore verso Cristo, verità indissolubile, e quindi anche verso i più bisognosi. Auspichiamo per il nuovo anno associativo di aprire nuove vie che conducano attraverso l'aiuto vicendevole a una vita più fraterna in una comunità più umana. Grazie. Dio di bontà e di misericordia, la tua parola santifica tutte le cose, dona la memoria della tua benedizione a quanti mediante la missione della società cattolica oggi si impegnano nel servizio della Chiesa. Queste teste che nel tuo nome benediciamo si assentano in collaborazione generosa della edificazione del tuo re, della contemplazione, la comunione, la missionalità per Cristo. Attenzione della cosa. Exactly.
segnale di testa. Abbiate pazienza, siete lì. Non sono tutti 200 perché siamo di bene. Giuseppe Cadenetto. Anna Pericolo. Fabio Doroso. Grazie.
Qual era il rapporto di Giovanni Paolo II con la Divina Misericordia? A Roma, a poche centinaia di metri da Piazza San Pietro, c'è un santuario dedicato proprio alla Divina Misericordia. È la chiesa di Santo Spirito in Sassia. Qui si conservano le reliquie di Suor Faustina Kowalska, la propagatrice della devozione a Gesù Misericordioso, la santa polacca canonizzata da Giovanni Paolo II nel 2000. Papa Giovanni Paolo II scrisse un'enciclica, la Dives in Misericordia, la seconda del suo pontificato, interamente dedicata alla devozione appresa dall'umile suora polacca, ed è stato lui che l'ha proclamata santa il 30 aprile 2000. In quell'occasione il Papa ha stabilito per la prima volta la festa della Divina Misericordia, da celebrarsi ogni anno nella prima domenica dopo Pasqua. La beatificazione di Giovanni Paolo II, avvenuta nella festa della Divina Misericordia, ha un significato importante, come spiega il rettore del santuario, al riparo dalla telecamera, padre Josef Barth, sottolineando il rapporto che il Beato ha avuto con la Divina Misericordia. Giovanni Paolo II, proprio perché è legato sin dalla giovinezza con Suor Maria Faustina Kowalska, ha fatto di questo messaggio la chiave, l'immagine del suo pontificato, come lui stesso disse. E allora quando è venuto qui, dopo l'elezione al pontificato, sulla sede di Pietro, il Papa, possiamo dire, e dobbiamo dire, ha portato proprio nel suo cuore questo, più che sogno, questo desiderio, affinché anche qui, accanto a lui, a pochi passi da lui, si innalzi un grido alla misericordia di Dio. La beatificazione ha portato tanti fedeli a questo appuntamento, tanti frutti spirituali. Ancora padre Josef Barth. Io ho osservato in questi giorni precedenti la beatificazione e ora ormai siamo nel tempo in cui dobbiamo fare un grande passo avanti nel cogliere i frutti spirituali che scaturiscono da questa beatificazione. Ecco, mi sono accorto quanta gente lontana proprio dai sacramenti, lontana dalla Chiesa, ecco, proprio è venuta all'appuntamento nel giorno della beatificazione, proprio perché spinta dalla sua straordinaria vita che questo uomo ha vissuto, ecco. Ognuno può dire che porta in sé un frammento di questo pontefice, un frammento, un sorriso, una bontà, una parola, un incoraggiamento, proprio tutti. E allora ora